mi sono trovato ad avere un'ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro. Massimo rispetto, io rispetto le forze, gli apparati dello Stato e chi materialmente visita i miei uffici. Normalmente chi arriva ai nostri uffici, la prima cosa che facciamo è offriamo un caffè. Però ritengo che lo stesso rispetto debba essere portato a chi lavora e chi, come dire, con grande difficoltà tende a portare avanti la propria attività. E faccio presente che questi signori, appena si sono presentati stamattina presso i nostri uffici, hanno materialmente strappato le carte che avevano in mano alcuni dipendenti senza notificare chi erano, senza notificare nessuna situazione, ma proprio come dei vandali all'interno di un ufficio. Ritengo che questo sia un comportamento che verrà denunciato presso le forze dell'ordine, però di cui volevo portare, come dire, a conoscenza la collettività, perché se poi i comportamenti di alcuni imprenditori che nel passato volevano creare questo territorio, posti di lavoro, tutta una serie di situazioni, vengono ad essere modificati, è giusto che la gente sappia che questo è uno, non il primo, ma uno dei tanti eventi che questi signori hanno provocato nei miei uffici. Non hanno esibito, almeno fino ad ora, che può darsi che ancora sono in giro, non hanno esibito alcun mandato. Anzi, hanno fatto una cosa ancora più scorretta, cioè hanno materialmente verbalizzato dichiarazioni spontanee dei lavoratori, quando in realtà i lavoratori non hanno fatto nessuna dichiarazione spontanea, cioè gli si è fatto una richiesta e loro hanno risposto. Non è stata sicuramente una dichiarazione spontanea. E fatto osservare questo, stanno cambiando tutti i verbali. Contestare non hanno contestato nulla, perché da noi la gente è tutta collocata, tutta pagata, quindi non ci sono problemi di questo genere. Secondo me, non lo so, siccome noi abbiamo avuto dei licenziamenti recenti, probabilmente siccome avendo chiuso in maniera transattiva questi rapporti di lavoro, noi abbiamo riassunto alcune persone che ritenevamo meritevole di ritornare a lavorare da noi. E meritevole nel senso persone brave che potevano, siccome ci sono pervenute delle nuove commesse, le abbiamo riassunte. Ora, questo discorso materialmente probabilmente ha infastidito, e io non posso censurare la volontà delle persone di fare denunce, non meno, ma chi entra a casa mia non può entrare a casa mia e darmi uno schiaffo. Questo è quello che succede, è quello che materialmente, tra l'altro, i signori che sono venuti sono carabinieri presso il nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. È veramente mortificante che persone che fanno parte dell'apparato dello Stato e rappresentano lo Stato si comportino in questa maniera. Questa è la mia unica osservazione. Quindi presenterà, ha detto lei, denuncia? Sì, sì. Presenterò alla Procura Mobile? Presenterò. No, lo presenterò alla Squadra Mobile del Gento e materialmente alla Procura della Repubblica.